Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Ieri sera si è tenuta una riunione insieme al comando di polizia locale e al maresciallo dei carabinieri e ai coordinatori del controllo del vicinato, una riunione dove si è discusso e si è fatto un aggiornamento appunto sul sistema di controllo del vicinato. Sono emersi alcuni elementi importanti che vorremmo portare a una riunione aperta a tutta la cittadinanza per fare in modo che si creino nuovi gruppi di controllo del vicinato in zone attualmente scoperte e che gli attuali gruppi vengano magari rimpinguati di nuove persone al loro interno. Devo fare presente una cosa, una nota che è emersa molto durante la riunione: la mancanza di denunce da parte di persone che subiscono o tentati furti o subiscono proprio furti. L'invito che vi faccio a nome mio, a nome della Polizia Locale, del Maresciallo dei Carabinieri e di tutti i coordinatori del controllo del vicinato è proprio questo: quando si subisce un furto o quando si subisce un tentato furto è sempre opportuno fare denuncia, perché si crea un tracciamento, perché si sa più o meno le zone che vengono colpite. Quindi è importante questo passaggio e questo è l'invito che vi faccio. Dopodiché vi terrò aggiornati su quando ci sarà questo incontro con la cittadinanza e poi ci sarà anche l'idea di fare un incontro nei vari quartieri del paese dove ci sono questi gruppi di controllo vicinato con le forze dell'ordine, in modo da far sentire anche la vicinanza della sicurezza a tutti i cittadini. Un piccolo aggiornamento sulla situazione del cantiere in via Tronconi: è stata fatta la gettata in calcestruzzo, la settimana prossima ci sarà la posa del pavé, si pensa e si spera che fine settimana prossima, inizio settimana dopo, se non dovesse esserci cambi nel tempo, si possa anche aprire la via, quindi siamo ormai quasi alla fine del cantiere. Vi tengo aggiornati perché è un cantiere che comunque crea diversi disagi alle attività commerciali presenti sul territorio, ma anche al traffico nella zona del nostro centro del paese. Invece c'è un altro tipo di cantiere che si vede spesso in questi giorni, che sono dei tagli strada che vengono fatti dalla fibra ottica. Non sono tagli che sono dettati o scelti dal comune, ma sono proprio delle aziende private che agiscono sul nostro territorio e che ci fanno sapere dove andranno a tagliare, e purtroppo vanno a tagliare magari vie che sono state anche recentemente asfaltate. Quindi non è una scelta che viene fatta dall'amministrazione comunale, ma sono condizioni dettate proprio dai privati che gestiscono questi lavori. Gli eventi della settimana: partiamo con questa sera alle ore 21 nell'Aula Magna Benvenuto Piazza, la serata dal titolo Esperienze di Donna, organizzata dall'associazione 2L. Domani dalle ore 17 presso lo spazio Optim e fino al 19 di marzo apre una mostra dal titolo Autoscatto. Mentre domenica dalle ore 10 presso la Sala Camino, sede della Proloco, all'interno del Castello Visconteo di Fagnano, apre la mostra dal titolo Donna, è una mostra personale di Cristina Macaluso. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.